Benvenuti tifosi nerazzurri, iscrivetevi al canale per ricevere gli ultimi aggiornamenti dall'Inter. La Gazzetta dello Sport riporta che la partita contro l'Empoli potrebbe essere l'ultima per il difensore Milan Skriniar al San Siro con l'Inter. Il club ha già predisposto un piano B nel caso in cui non si rinnovi il contratto di Skriniar in scadenza a giugno. Il piano prevede un possibile trasferimento al PSG in questa finestra di mercato di gennaio, anche se non è una certezza. Il PSG ha bisogno di un difensore centrale, soprattutto con la discutibile prestazione di Kimpembe contro il Bayern Monaco nella Champions League. Skriniar potrebbe accettare un trasferimento immediato con gran parte dei suoi bonus alla firma che andrebbero all'Inter, ma questo dipende dalla sua decisione. I dirigenti dell'Inter, Marotta, Ausilio e Vaccini, sarebbero disposti a cederlo per 15 a 20 milioni di euro e investire in un nuovo difensore del Lilla. Rimane da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, se Skriniar rimarrà o se ne andrà. La sua eventuale partenza sarebbe una grande perdita per l'Inter. Piqué è stato un giocatore chiave e un leader in campo, ma sarebbe una grande aggiunta per il PSG. Restate sintonizzati per maggiori aggiornamenti su questa situazione.